A Sant'Anna di Stazzema ci fu una strage tra le più efferate della Seconda Guerra Mondiale e questa ferita non potrà mai essere cancellata. Queste le parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella arrivato a Sant'Anna di Stazzema, luogo dell'eccidio nazifascista del 12 agosto 1944, che fece 560 vittime, anziani, donne e bambini. Il Presidente Mattarella ha visitato il paese della Versilia per i 50 anni dal conferimento della medaglia d'oro al valor militare al comune di Stazzema. Al suo arrivo il capo dello Stato ha incontrato Enrico Pieri, sopravvissuto all'eccidio, che all'epoca aveva solo 10 anni. Poi il presidente Mattarella ha deposto una corona di alloro presso il monumento che ricorda le vittime. Alla cerimonia commemorativa il presidente della Repubblica ha ricordato il valore della memoria. Il tempo può attenuare il dolore, può allontanare lo strazio degli orrori più indicibili, ma non possiamo consentire che le coscienze si addormentino, che le intelligenze smettono di produrre anticorpi al virus della violenza e dell'odio. Durante la visita a Sant'Anna di Stazzema, il presidente Sergio Mattarella ha visitato il Museo Storico della Resistenza e incontrato i superstiti dell'eccidio. Un presidente è sempre un presidente della Repubblica che viene a rendere omaggio ai martiri di Sant'Anna è sempre una cosa importante. Poi una persona come me, come Mattarella, veramente ancora di più. È stata una bellissima giornata, soprattutto il momento in cui il Presidente ha incontrato i superstiti. Questa cosa insomma, è stata veramente emozionante e toccante. Lì è venuto fuori non solo il Presidente della Repubblica, ma anche l'uomo che si è emozionato, si è commosso a sentire le storie che raccontavano. Poi, prima di ripartire, il presidente Mattarella ha salutato le persone arrivate a Sant'Anna di Stazzema per partecipare alla cerimonia.